Dopo l'arresto del direttore dell'ATER, questa mattina i manifestanti dei No Global hanno protestato davanti alla sede veneziana. Paura nella notte in centro storico, un incendio è divampato in un palazzo di 4 piani in Corte delle Colonne, evacuato per sicurezza. Cifre preoccupanti quelle diffuse dall'assessore Ciambenti, le statistiche sono desolanti, tagli lineari attuati dal governo hanno penalizzato le amministrazioni. Trasporti, arrivano i tornelli sperimentali sugli autobus per combattere l'evasione, da fine mese pronti nuovi mezzi. Entro la fine di ottobre un vertice tra governo e comune per porre fine al passaggio delle navi davanti Piazza San Marco, l'ha detto il sindaco Orsoni. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Bene, dopo l'arresto del direttore dell'ATER di Venezia, questa mattina i manifestanti dei No Global sono andati a protestare proprio davanti alla sede. Una promessa va mantenuta e così in mattinata è andata in scena una clamorosa occupazione. Il progetto di avviare una battaglia per il diritto alla casa era stato annunciato da tempo. Sono stati di parola. Alcune decine di attivisti dell'ASC, Associazione Sociale per la Casa, sono entrati nella sede ATER di Piazzale Roma. Oggi apriamo le porte dell'ATER per la cittadinanza per vedere che tipo di inghippo sta dietro l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. I disobbedienti sono entrati urlando slogan contro i vertici dell'ente e attaccando delle locandine di giornale relative all'arresto del direttore. Molti dimostranti hanno indossato la maschera di Anonymous distribuendo volantini ai passanti. È stata annunciata un'assemblea pubblica lunedì 28 ottobre alle casette della Giudecca sul tema casa e reddito. I manifestanti hanno portato all'interno del Palazzo dei Fornelli affermando che gli amministratori speculano sulle vite delle persone. Non siamo più l'ASC, l'Agenzia Sociale per la Casa, ma siamo l'ASC, Assemblea Sociale per la Casa. D'ora in poi mettetevi un attimo il cuore in pace perché noi opereremo su questo territorio per fare in modo che il diritto alla casa sia una cosa per tutti e di tutti. Ed ora parliamo di cifre preoccupanti, quelle diffuse dall'assessore regionale Ciambetti che riguardano le tasse pagate dai veneti. Sentiamo. Quello che abbiamo voluto fare oggi con questo studio è mettere in evidenza quanto parte da un comune, da ogni singolo comune del Veneto in tassazione e quanto poi invece deve fare i conti il sindaco e l'amministrazione comunale con i servizi che deve dare ai cittadini. Quindi abbiamo proprio localizzato, specialmente l'IRAP e l'IRPEF, che sono le tasse che si riescono a geolocalizzare in maniera chiara e precisa, quanto parte da un territorio e quanto invece poi il sindaco è costretto a racimolare nelle poche entrate che ha o trasferimenti ormai inesistenti. Le statistiche sono desolanti, i tagli lineari attuati dal governo hanno penalizzato le amministrazioni della nostra regione. I veneti versano sempre più tasse a Roma e dalla capitale ne ritornano sempre meno. Alla fine dei conti chi paga rimane cornuto e mazziato. 72 miliardi e mezzo di tasse pagate e 51 miliardi di servizi resi. Quindi la forbice, il residuo fiscale si sta allargando. Eravamo circa 19 miliardi parlando dei numeri vecchi, con i nuovi dati arrivati da appunto Istat e Agenzia delle Entrate, il residuo fiscale Veneto è aumentato a 21 miliardi e mezzo. Ciambetti chiede al governo di attuare velocemente il federalismo fiscale per evitare conseguenze gravi sul tessuto produttivo, soprattutto quello del Nord Italia. La spesa pubblica improduttiva di questo Stato si sta mangiando i sacrifici che stanno facendo soprattutto 4 regioni in Italia, Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte, e questo non va assolutamente bene. E dal momento che i soldi sono pochi e le chiese sono tante, arriva una proposta dal patriarca Francesco Moraglia. È essenziale che ogni uso delle chiese, differente da quello liturgico, sia regolamentato e si svolga sotto la guida dei competenti organi e uffici diocesani, ha detto Monsignor Moraglia. Per lui ciò deve avvenire perché lo spazio sacro di una chiesa, nata per il culto, dice, deve rimanere riferito all'azione liturgica o momenti che direttamente o indirettamente preparino o seguano tali azioni. Eppure al tempo stesso il patriarca ha sottolineato come la presenza di troppe chiese a fronte di fondi scarsi renda indispensabile ragionare su altre soluzioni d'uso. A Venezia nella notte un incendio in un palazzo che è stato evacuato per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Queste ed altre brevi notizie dal veneziano nel prossimo servizio. Venezia.
paura nella notte in centro storico per un incendio divampato in un palazzo di 4 piani in Corte delle Colonne, in Sestiere San Marco. Per sicurezza, chi si trovava all'interno è stato fatto evacuare per l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di 11 persone, due gruppi di turisti, uno francese e l'altro tedesco. I 4 piani dell'edificio, infatti, sono occupati al piano terra da un negozio di antiquariato, sopra da un centro estetico e poi da appartamentini in affitto ai turisti. Ancora non sono chiare le cause. Cavarzere, viabilità difficile sulla Romea in mattinata. Un tir con rimorchio, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è finito nel fossato adiacente alla carreggiata proprio all'altezza della curva. Il mezzo ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco con l'autogru. Il tratto è stato chiuso al traffico per alcune ore. Venezia, nutrie in centro storico. Il primo intervento della polizia provinciale è stato effettuato alla scuola elementare Valeri, dove i genitori hanno allertato gli agenti, che con apposite gabbie hanno catturato 2 nutrie e bonificato l'area interessata. Le nutrie hanno poi fatto tappa anche al cimitero di San Michele e tra lo sbigottimento della gente si sono cibate dei fiori sulle tombe. Anche in questo caso sono state catturate. La presenza dei roditori era già stata segnalata la scorsa primavera con un primo intervento tampone. Per la stagione invernale è stato invece pianificato un intervento più efficace. E ci sono delle novità per quanto riguarda i trasporti, ovvero sono arrivati i tornelli sperimentali all'interno degli autobus per combattere l'evasione e in più c'è un'altra notizia, ovvero entro la fine del mese ci saranno dei nuovi mezzi a disposizione dei cittadini. Nel quadro della lotta all'evasione messa in campo da CTV prende avvio la sperimentazione dei tornelli installati alle 3 porte di un autobus di linea con l'obiettivo di testarne il funzionamento e la facilità d'uso da parte degli utenti. Abbiamo ottenuto dal Ministero di essere gli unici in questo momento autorizzati a sperimentare un prototipo di tornello su un autobus che però è l'inizio di un percorso per combattere ancora più decisamente l'evasione. Che è un fatto di civiltà da un lato, di correttezza verso tutti i cittadini, ma anche di risanamento delle casse delle aziende che sono in forte sofferenza in questo momento per i tagli continui al trasporto pubblico. Siamo partiti da un certo, da una certa rilevazione dell'evasione, che era una rilevazione diciamo a 2 cifre, quindi fra il 10 e il 15%, oggi l'abbiamo riportata sotto il 10%, con un impiego massiccio di verificatori. Inizialmente l'autobus sarà utilizzato su linee che non presentino particolari concentrazioni di passeggeri su singole fermate, per consentire sia ai passeggeri che al personale aziendale di familiarizzare con questo nuovo sistema in situazioni di relativa tranquillità. Ma non è l'unica novità. Sempre entro la fine di ottobre entreranno in servizio anche nuovi mezzi a metano. Finalmente, dopo anni in cui non si investiva sul rinnovamento del parco mezzi, c'è un'inversione di tendenza consistente. 13-14 mezzi nuovi che consentono di concorrere anche a migliorare le condizioni di trasporto degli utenti, ma anche la qualità della vita dei nostri territori dove gli autobus passano. Dagli autobus alle grandi navi, entro la fine di ottobre ci sarà un vertice tra il governo e il comune per porre fine al passaggio delle navi da crociera in piazza San Marco. Questo l'ha detto il sindaco Orsoni, precisando che alla riunione dovrebbero intervenire anche i ministri delle infrastrutture Maurizio Lupi e dell'ambiente Andrea Orlando e il presidente del Consiglio Enrico Letta. Entro la fine di ottobre, ha detto Orsoni, si dovrebbe tenere l'incontro con il governo e trovare una soluzione adeguata che sia rispettosa della città, in primis applicando il decreto Clini Passera, cioè bloccare il passaggio delle grandi navi. Durante l'inverno normalmente le grandi navi non arrivano, conclude, e in particolare ora ci sono anche i lavori del Mose che non passeranno da novembre a marzo. Ed ora parliamo dei veneti schiacciati dalla crisi. Oggi siamo andati nel Veronese, a Cologna Veneta, in aiuto di Paola e Pierluigi, genitori entrambi disoccupati e in cerca di un lavoro anche per i loro 2 figli. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Cologna Veneta, in provincia di Verona, e stiamo incontrando Paola e Pierluigi. Cos'è successo nella vostra vita, Paola? Cioè, io sono disoccupata da tanti anni, mio marito ha perso il lavoro 10 mesi fa, è stato licenziato. Tu quanti anni hai? 51. E avresti pensato di finire così? No, qua nel Veneto no. Tu hai 2 bimbi, di quanti anni? Il bambino di 9 e la ragazzina di 15 anni, fa 16 fra un mese. Andiamo!
Ciao ragazzi. Cosa vuoi leggermi che mi hai detto Mirelli? Io voglio leggerti qualcosa. È un pensierino che ho fatto per i miei genitori. Cari mamma e papà, grazie per tutto quello che fate in questo brutto periodo per noi. Anche se non ci sono tante possibilità economiche, fate qualsiasi cosa per renderci felici. Grazie. E anche tu hai preparato un pensierino? Sì. Dai che lo sentiamo. Cari genitori, vi voglio un mondo di bene. Spero che tu, papà, troverai un lavoro. Tanti bacioni. E come mai vi siete rivolti a Rete Veneta? L'ultima spiaggia che abbiamo. Ci credete a questa emittente? Sì, tanto anche, tanto. E siete voi che state consegnando questo assegno, lo sapete, siete voi. Cosa farai con questi soldi? Compro le scarpe ai bambini. Compro le scarpe ai bambini. E tu me l'avevi detto che sei proprio intelligente. Sì. Voglio ringraziare i telespettatori di Rete Veneta perché li sento molto vicini. Con questo, grazie a voi. Non piangere per Luigi, lo so che ti commuovi, però ricordati che hai due figli bellissimi, bravi a scuola, hai una moglie deliziosa, perciò bisogna lottare. Vedrai che qualcosa salterà fuori. Speriamo. Ecco, bravo. Così. Speriamo. Ciao Paola, e un in bocca al lupo di cuore da tutta Rete Veneta. Ciao per Luigi, e un in bocca al lupo anche a voi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ed ora parliamo di favole, perché gli illustratori più bravi del mondo si ritrovano a Sarmede. Giochiamo a riconoscere qualche forma nelle sue macchie, come si fa con le nuvole, un granchio, un tamburo, un coniglio. Un bambino legge tranquillo, circondato dalla sfumatura tenue che il silenzio procura. La magia delle favole e delle illustrazioni. A Sarmede, nel Trevigiano, fino al 19 gennaio va in scena la 31esima edizione delle Immagini della Fantasia, la tradizionale mostra di illustratori e disegnatori, artisti che hanno deciso di vivere un po' così, tra le nuvole, come nelle fiabe appunto. Sarmede in questo caso ci rappresenta in toto, ma poi Sarmede diciamo merita un ricordo, una citazione particolare, ma soprattutto un'attenzione particolare per questa mostra internazionale dell'illustrazione che è unica al mondo. Diciamo che quasi quasi l'hanno scoperta prima gli altri che non noi, nel senso che vengono da tutto il mondo. Il presidente del Consiglio regionale Ruffato ha presentato la manifestazione a Palazzo Ferrofini, una rassegna internazionale ma che resta profondamente legata al territorio e ai più piccoli. Da alcuni anni pubblichiamo dei libri, abbiamo pubblicato un libro sulle fiabe delle Dolomiti, uno sulle storie su Venezia, uno sulle streghe, uno sui folletti, sempre della zona del Triveneto. Ospite d'onore quest'anno l'illustratore messicano Gabriel Pacheco. In questo caso quest'anno la mostra dedica le sue opere alle fiabe e le leggende del Messico. E guarda caso, poi abbiamo un ospite d'onore che quest'anno, guarda caso, è messicano ed è Gabriel Pacheco, che espone delle opere bellissime. E a proposito di bambini, parliamo di bambini e sport nell'ambito della Venice Marathon, in particolare la Family Run. Tutto è pronto per la Venice Marathon che si svolgerà domenica 27 ottobre e che porta in laguna migliaia di atleti provenienti da varie parti del mondo. Nel frattempo però sono tante le iniziative collegate che si stanno svolgendo nell'ambito dell'evento per dare risalto allo sport, tra cui la Family Run, una corsa tutta per le famiglie grandi e piccini. Beh, è collegata alla Venice Marathon perché è quella parte di Venice Marathon che è dedicata alle famiglie, dedicata alle scuole, dedicata a trasmettere questo messaggio importante che è il messaggio di fare sport e di stare in compagnia. Noi di Atletica Riviera del Brenta abbiamo colto al balzo l'idea di Rosa Salva di trasportare anche a Dolo, anche in Riviera del Brenta, dove c'è la parte più bella del percorso di Venice Marathon, che è appunto la Riviera del Brenta, questa idea, e da, mi pare se no, questa sia la quinta edizione della Family Run a Dolo, siamo a oltre 6.000 presenze, che è davvero un numero considerevole. Un modo per valorizzare il territorio della Riviera del Brenta è in
attivare lo sport a 360 gradi, unendolo al divertimento. La Riviera del Brenta sente tantissimo Venice Marathon. I nostri commercianti e ristoratori si preparano prima per ospitare tutti i runner che arrivano da tutto il mondo e li ospitano proprio nel modo più adeguato, fornendo loro tutte le indicazioni e anche i percorsi di allenamento. E soprattutto anche per incentivare tutte quelle che sono le altre maratone, come Maratorina dei Doggi, che poi arriverà ad aprile. E da lunedì 21 a mercoledì 30 ottobre la bellezza e la qualità dei film proiettati alla 70esima Mostra Internazionale d'Arte del Cinema rivivono nelle sale cinematografiche del Veneto con la nona edizione delle giornate della mostra Orizzonti e Venezia Classici, una manifestazione organizzata dalla Regione del Veneto. E questa sera su Rete Veneta a partire dalle 21.05 tornano i veneti schiacciati dalla crisi e da quest'ultima manovra che colpisce soprattutto pensionati, famiglie e imprese. Tra gli ospiti anche i lavoratori della Ditec di Quarto d'Altino, poi in studio disoccupati, titolari di aziende che cercano di resistere alla recessione. Ovviamente il direttore Luigi Bacialli e ci sarà anche Mirella Tuzzato. Come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.